Ciao, bentrovati, bentornati su questo canale. Oggi nuove idee per il back to school dei nostri studenti, quindi a settembre siamo di nuovo tra i banchi di scuola, alcuni studenti non li abbiamo mai visti, quindi non li conosciamo, altri invece hanno già fatto parte della nostra vita. Ad ogni modo, quello che facciamo nei primi giorni è familiarizzare con chi non conosciamo ancora o invitare quelli che invece già conosciamo a raccontarci che cosa hanno vissuto negli ultimi due mesi della loro vita, quindi invitiamoli a raccontare la loro estate. E l'idea di oggi ha proprio un titolo ben preciso ed è Estate in Podcast, quindi gli creiamo un canale radiofonico attraverso il quale loro possano raccontare in diversi episodi dei momenti importanti e degli incontri, delle emozioni che hanno provato. Lo strumento è Anchor, una piattaforma, un applicativo, insomma, chiamiamolo come ci piace di più, che ci consente di creare un podcast collegato ad un account, un podcast che diventa un insieme di episodi. Il termine podcast indica proprio una trasmissione sul modello radiofonico che viene caricata sul web, scaricabile in formato MP3, e che viene poi diffusa, distribuita attraverso canali come Spotify, come Google Podcast o come Apple Podcast. In realtà è disponibile anche come applicativo sia per iOS che per i nostri Android. Qual è il vantaggio del creare un canale, una trasmissione radiofonica? Prima di tutto non abbiamo il problema dei volti dei nostri studenti, evitiamo anche l'imbarazzo degli studenti un po' più timidi o quelli che hanno maggiori difficoltà, gli evitiamo chiaramente l'imbarazzo della telecamera, e dietro ad un microfono possono sentirsi sicuramente più liberi perché i loro volti restano nascosti. E chiaramente immaginiamo quanto a livello di competenze noi mettiamo in campo nei nostri studenti, che devono confrontarsi, devono riflettere su un argomento, devono preparare una sceneggiatura, devono sintetizzare, perché noi gli diamo anche un tempo nel quale devono poter raccontare magari un momento particolare del loro vissuto, un'emozione che hanno provato, un incontro che hanno fatto, o magari anche semplicemente raccontare se stessi. Quindi poi gli usi nella didattica possono essere i più diversi. E allora, se siamo pronti, andiamo a vedere come possiamo utilizzare questo strumento fantastico. Bene, andiamo a vedere come funziona l'applicativo. Qui nella barra degli indirizzi digito anchor.fm, ok, e accedo subito a quella che è l'home page dell'applicativo. Vediamo che io ho già impostato la lingua italiana. Nel caso in cui qui dovesse essere in inglese, basta cliccare sull'icona della lingua e andare a scegliere quella con cui preferiamo navigare. Che cos'altro abbiamo all'interno della home page? C'è il pulsante per iniziare, che poi è lo stesso del registrati. Vediamo come ci dà alcune informazioni sulle caratteristiche. Chiaramente Anchor non nasce soltanto per il mondo della didattica, ma nasce per gli usi più diversi, quindi bisogna trovare chiaramente la nostra strada. E qui c'è l'idea bellissima che è per tutti e ovunque, e soprattutto è gratis. Che vedete che in basso abbiamo i pulsanti dell'Apple Store e del Google Play, che ci invitano anche a installarlo sui nostri smartphone. Ad ogni modo, noi iniziamo con il fare la registrazione. Attenzione, perché dunque io la faccio con il mio account scolastico. Ok. Ah, scusate, qui non voleva l'email, ma voleva il mio nome completo. Ok. Poi email. Ok, digitiamo una password. Bene. Poi vuole la mia data di nascita. Non ho problemi a mostrare la mia data di nascita. Eccola qui. Bene. Vado a dichiarare che non sono un robot e mi iscrivo.
Bene, poi l'applicativo mi chiederà una verifica via email, quindi dovrò accedere all'email con la quale mi sono registrata e andare, vedete, lo dice proprio, prima di poter pubblicare eventuali episodi devi verificare il tuo indirizzo email con Anchor, e questa è una cosa che faremo dopo. Podcast con video su Spotify, quindi insomma ci avverte di questo collegamento. Ok, dopodiché abbiamo un bel pulsante iniziamo che ci aiuta proprio ad operare. Che cosa ha fatto il pulsante iniziamo? Ci ha inviati praticamente all'interfaccia di creazione di un nuovo episodio, perché noi sappiamo che il podcast è un insieme di episodi, quindi per poter creare il mio canale radiofonico io devo creare n episodi. Naturalmente il punto di partenza della nostra attività didattica sarà sempre e comunque una buona progettazione, quindi insieme agli studenti cerchiamo di capire quali potranno essere gli episodi del nostro podcast, quindi di che cosa vogliamo parlare, luoghi visitati, persone che abbiamo incontrato, emozioni che abbiamo provato, eventi che si sono verificati, che hanno lasciato il segno, in qualche modo ci hanno dato un'emozione anche forte. Quindi diciamo che chiaramente una buona progettazione a monte, e anche la scelta poi della pubblicazione, sarà una pubblicazione settimanale, una pubblicazione mensile, tutto questo ci aiuta anche a responsabilizzare i nostri studenti. Ok, quindi tutto questo va chiaramente fatto a monte prima di partire. Quindi noi siamo adesso all'interno dell'interfaccia di creazione di un nuovo episodio. Laddove volessimo tornare indietro basterà cliccare su Anchor oppure sulla nostra dashboard. La nostra dashboard è praticamente l'area nella quale verranno visualizzati tutti gli episodi sui quali stiamo lavorando. Chiaramente attualmente è vuota proprio perché non abbiamo creato ancora nulla, ovviamente. Quindi a questo punto che cosa faccio? Clicco su iniziamo oppure clicco su nuovo episodio per creare proprio il primo episodio del mio nuovo podcast. Ricordiamo ancora che ogni account ha associato un podcast che però è un insieme di diversi episodi. Andiamo quindi a lavorare sul primo di questi episodi. Vediamo che cliccando però qui, infatti è questo che consiglio di fare, noi abbiamo due opzioni: creare un episodio, quindi registrare, modificare, poi poter anche migliorare l'audio con tutta una serie di accorgimenti, ma anche caricare in modo rapido, quindi possiamo creare un episodio partendo da un file audio oppure da un file video che carichiamo direttamente sulla piattaforma. Ma noi partiamo dal primo, perché l'idea è sempre quella di raccontare la nostra estate e di farlo insieme ai nostri studenti. Me ne vado un po' qui sulla destra. Questo è il pannello di creazione dell'episodio. Come vedete è molto semplice, molto intuitivo. In questa interfaccia, cliccando sulla dashboard o sul logo di Anchor, me ne tornerei nel pannello iniziale, dove chiaramente avrei poi la panoramica di tutti gli episodi che sono stati creati e quindi che possono essere modificati per poi essere pubblicati all'interno del podcast. Qui invece io sto lavorando sul singolo episodio. Come funziona? Come vedete l'interfaccia è divisa in due parti. Nella parte sinistra abbiamo queste 4-5 aree, 1, 2, 3, 4, 5, quindi posso registrare. Nell'area raccolta vedrò tutti i file audio che sono stati caricati per poter mettere su, per poter confezionare l'episodio. Ho l'area musica, in cui andare a prendere della musica proprio da Spotify, con cui Anchor è collegato. L'area dei messaggi, che è un'area molto interessante perché quell'area che creerà l'interazione con i nostri studenti, quindi sarà l'area in cui poter acquisire i loro feedback sotto forma di messaggi e di farlo anche in maniera molto agevole attraverso un link di condivisione. L'ultima invece è quella delle transizioni, cioè l'area in cui sono catalogati una serie di archiviati effetti sonori e musica del tutto gratis, quindi insomma ci può essere di supporto in qualsiasi momento proprio per inserire questi effetti sonori all'interno del nostro episodio per renderlo un po' più simpatico, insomma un po' più leggero. L'area invece di destra, come vedete, è l'area nella quale noi andremo a visualizzare tutte le tracce audio che comporranno il nostro episodio, quindi le registriamo oppure le carichiamo, le trasciniamo poi su quest'area destra e andiamo a comporre il nostro episodio.
finito tutto questo, cliccheremo sul pulsante salva episodio e il gioco è fatto, ma cominciamo a lavorare. Quindi clicchiamo, iniziamo con l'immaginare che l'episodio si realizzi in classe, o meglio possa partire a casa con il docente che registra un primo file audio, anche per dare agli studenti insomma un'idea, o potrebbe farlo anche tranquillamente in classe, anche se poi tutto questo viene naturalmente preceduto da una fase di progettazione, quindi dalla fase in cui docente e studenti decidono come sarà strutturato l'episodio, quindi di che cosa si parlerà, quali saranno. Si parlerà delle emozioni, dei luoghi visitati, delle persone che abbiamo incontrato, quindi una fase di preparazione del copione, della sceneggiatura, che ci consentirà di lavorare in maniera molto più agevole poi in fase di registrazione delle tracce audio che poi comporranno l'episodio che sarà parte del nostro podcast. Quindi clicchiamo sul pulsante registra. Vediamo, intanto ci chiede l'input, quindi da dove dovrà provenire la nostra voce. Io per esempio vado a settare il mio microfono, eccolo qui. Dopodiché clicco sul pulsante registra ora. Benvenuti al nostro podcast. Nel primo episodio daremo spazio alle nostre voci che vi racconteranno i luoghi visitati durante la nostra estate, quindi seguiteci. Ok, benissimo. Un po' di tempo per il caricamento e successivamente per l'elaborazione. E abbiamo anche la possibilità poi, una volta completata l'elaborazione, di caricare un file audio di base musicale per la nostra voce, per il primo audio che abbiamo registrato. Quindi che cosa facciamo? Come vedete qui ho tutta una serie di pulsantini che mi consentono di fare delle cose. La prima operazione che posso fare è rinominare il mio file audio, quindi qui lasciamo le date perché ci aiutano molto poi nell'organizzazione del nostro episodio, ma vado magari a mettere il mio nome e cognome in modo tale da riconoscere subito il mio audio. Dopodiché posso aggiungere, come vedete, una musica di sottofondo. Le musiche di sottofondo sono anche organizzate per categorie, magari qui parliamo di luoghi, quindi una roba allegra sicuramente. Ok, questa mi sta bene, quindi clicco nuovamente per selezionarla, posso aggiustare il volume del mio audio e applicarla alla mia registrazione. Che cosa succede? Come vedete, lui genera un nuovo file audio che, a differenza del primo, però avrà una base musicale e potrò riconoscerlo dal fatto che qui sulla sinistra, come vedete, io ho l'iconcina della nota musicale. Cosa posso fare con quest'audio? Sicuramente andrò a inserirlo all'interno del mio episodio, quindi cliccherò su più. Quali altre possibilità avrei? Quello di scaricarlo sul mio computer, o anche, non dovesse servirmi, elimina definitivamente. Io che cosa faccio? Clicco su più e lo aggiungo al mio episodio. Benissimo. A questo punto andiamo a esplorare le altre voci. Come vedete, che cosa è successo? Automaticamente dalla prima area di registrazione Anchor mi ha portato direttamente alla seconda, perché mentre io qui in quest'area registro la mia voce e anche quella potenzialmente anche dei miei studenti, nella seconda invece io trovo tutte le registrazioni audio che ho registrato io personalmente o che hanno registrato i miei studenti. Quindi questa è l'area, ripeto, che raccoglie tutti i file audio che io posso poi, anche per trascinamento, inserire all'interno del mio episodio. Quindi io clicco su più o trascino, drag and drop. Musica. Una terza area nella quale io posso andare a prelevare la musica direttamente da Spotify, perché sappiamo che i due canali sono strettamente collegati. Messaggi è una delle aree più interessanti perché mi consente di raccogliere i feedback sotto forma di messaggio audio, ovviamente, dei miei studenti. Come? Tramite un semplice link. Quindi che cosa succede? Che io clicco qui sopra, in qualche modo condivido questo link con i miei studenti tramite Classroom o tramite altri canali ai quali siamo maggiormente abituati. E quindi che cosa faccio? Il mio studente cliccherà su quelli, inserirà il link all'interno del suo browser di navigazione e accederà a un pannello nel quale avrà la possibilità, previa registrazione però, avrà la possibilità di inviare al docente
il file di messaggio audio, dove troverà il file di messaggio audio il docente all'interno di quest'area, che attualmente ovviamente è vuota perché nessun studente ha ancora contribuito a questo episodio. E a breve vediamo come si fa. L'ultima area invece è quella delle transizioni, cioè quella in cui troviamo tutta una serie di basi ancora musicali, di intermezzi musicali, insomma di effetti che possono in qualche modo arricchire il nostro episodio. Ne prendiamo per esempio uno. Questo poco adatto, dovremmo trovare qualcosa di un po' più simpatico. Vedete, li definisce proprio effetti sonori e musica gratis, assolutamente gratuita. Gli amanti, insomma, non vanno bene. Vediamo questa view. Questa diciamo che può essere più maggiormente adatta come base iniziale. Quindi clicchiamo su aggiungi episodio. Come vedete, non possiamo farci altro, non possiamo modificarle perché queste ce le dà direttamente il sistema. Quindi più lo aggiungo qui, ma io voglio che sia proprio la base iniziale, l'effetto iniziale del mio episodio, quindi la trascino in alto. Non dovesse invece più piacermi, io clicco qui e la rimuovo dall'episodio. Quindi come vedete io posso anche modificare l'ordine dei miei audio all'interno dell'episodio. Bene, immaginando che il nostro episodio sia completo, che qui ci siano anche le voci dei nostri studenti, andiamo a vedere come si salva l'episodio e successivamente vedremo poi l'interazione con i nostri studenti. Quindi salva l'episodio, sempre bene fare un salvataggio prima di procedere. Ecco che noi abbiamo due possibilità: o di salvarlo temporaneamente come bozza, per cui poterci poi lavorare ancora, oppure cliccando poi su successivo andremo proprio direttamente alla pubblicazione. Do un titolo all'episodio stesso e lo chiamerò I luoghi della nostra estate. Ok, quindi descrizione dell'episodio: in questo spazio raccontiamo i luoghi che abbiamo visitato e che ci hanno emozionati. Vabbè, potremmo chiaramente modificare, quindi abbiamo anche un piccolo editor di formattazione del nostro testo. La data di pubblicazione possiamo lasciare tranquillamente ora. Ok, dopodiché vedete come interagisce con Spotify a livello di sondaggi, di domande e risposte. Possiamo anche personalizzare questo episodio, che però è un'attività per ora opzionale, possiamo fare anche in un secondo momento. Quindi il numero della stagione, il numero dell'episodio, che tipo di episodio è, se è intero, se è semplicemente un trailer, un bonus, il contenuto senza contenuti espliciti oppure esplicito. Dopodiché andiamo a caricare la copertina dell'episodio. Questa attività molto interessante perché poi potremo utilizzare un programma di grafica per personalizzare questa copertina. Io scelgo adesso un'immagine a caso, la prima che mi viene sotto mano. Potrei anche agire con lo zoom per ingrandire o rimpicciolire, dopodiché la salvo come copertina di questo episodio. Ripeto, stiamo lavorando sul singolo episodio a cui abbiamo dato il titolo di I luoghi della nostra estate, e quindi possiamo anche tranquillamente aggiornare la bozza così come l'abbiamo salvata. Eccolo qui, abbiamo un'anteprima, come vedete copertina, titolo e descrizione, abbiamo i segmenti degli episodi, quindi quella musica che noi avevamo impostato come base iniziale, la nostra voce, e da quest'area io ho ancora la possibilità di tornare nella modifica dell'audio. L'altra cosa molto interessante è andare a settare poi le impostazioni generali proprio del podcast. Quindi cliccando su impostazioni io vado ad aggiornare le impostazioni, ripeto, del podcast. Quindi qui lavoriamo a livello di podcast, lo abbiamo chiamato estate, aspettate, non i trattini ma i puntini, ok, estate in podcast.
ok, state in podcast, quindi andiamo a metterci una descrizione del podcast stesso, vado ad aggiornare anche la copertina allo stesso modo, io posso cercare una foto dal mio computer, cercare una foto tra quelle che mi rende disponibili, caricare un'immagine dal mio computer, scegliene una per me, gli chiediamo di farlo per noi, vedete, cercate un'immagine, ce ne suggerisce diverse, ma insomma possiamo, ripeto, meglio ancora caricarla dal nostro dispositivo, ci fa cambiare addirittura il font, l'allineamento di questo titolo e quindi aggiorniamo poi la copertina ed è pronta. Quindi modificata poi la copertina, andiamo in basso e troviamo i dettagli del podcast, quindi la categoria, sicuramente dunque arriviamo nella formazione, no, dovremmo trovare proprio scuola o educazione o vediamo un poco, guardate quante categorie ci offre, ci mette a disposizione, non è il tempo libero il nostro, istruzioni, va? Mettiamo istruzioni, poi la lingua del podcast, andiamo chiaramente a settare l'italiano, se parliamo in italiano, se è un podcast invece che facciamo in altra lingua andremo a settare chiaramente l'altra lingua, qui ci sono delle opzioni avanzate che insomma non è il caso di andare a vedere, impostazioni dell'account, come vedete il nome che verrà visualizzato, la nostra email, potremmo anche esplicitare il nostro sito web, qui vedete abbiamo un'indicazione di quello che sarà l'URL del nostro podcast, quindi l'URL sarà anchor.fm/, e qui possiamo anche modificarlo, quindi per esempio io potrei dire che questo podcast è Estate in Podcast, ecco, quindi vado a modificare l'URL personalizzato di questo podcast, di questa trasmissione radiofonica, colore profilo, poi le connessioni con i nostri social, quindi come vedete è qualcosa che dialoga molto bene con YouTube, Facebook, Instagram, l'importante è andare a esplicitare poi queste connessioni. Ok, fatto tutto, io vado a cliccare su salva, in questo modo io ho impostato tutto il podcast. Ok, quindi mentre prima ho agito sul singolo episodio del podcast, qui invece vado a settare le caratteristiche di tutto il podcast, cliccando poi sulla dashboard, che cosa succede? Che io ritorno nell'area, nel pannello iniziale, e quando io poi andrò a pubblicare i miei episodi, al link che abbiamo detto essere anchor.fm/estate in podcast, ecco che troverò il mio podcast, quindi che attualmente non è ancora disponibile perché non abbiamo anche pubblicato un episodio, ma nel momento in cui andremo a pubblicare il tutto, qui comparirà l'immagine, quindi compariranno tutti i parametri che noi abbiamo impostato in fase di settaggio proprio del podcast stesso, e comparirà anche tutto l'elenco degli episodi. E allora proviamo, seguitemi. Bene, allora adesso vediamo come raccogliere i feedback audio messaggi dei nostri studenti. Quindi immaginiamo che il docente abbia impostato il podcast, all'interno del podcast abbia creato un primo episodio dedicato ai luoghi visitati durante l'estate, ha registrato la prima, scusate, traccia audio che ha inserito all'interno dell'episodio, poi ha inserito anche un effetto transizione, quindi una base musicale da porre come partenza per questo episodio, a questo punto deve ottenere i file audio dei propri studenti. Ripeto, una prima possibilità sarebbe quella di registrare, ma noi andiamo invece attraverso quest'altra area che è molto interessante, che è quella dei messaggi. Quindi che cosa fa il docente? Clicca su questo pulsante, condividi il link al messaggio vocale, dopodiché magari se ne va qui, se ne va nella sua classroom. All'interno della classroom va ad esempio qui, ok, lavori del corso, crea un compito perché insomma prevede una restituzione, estate in podcast, qui gli fornisce anche eventualmente altre istruzioni dovessero servirgli, il link, e incolla il link che ha appena ricavato dal suo Anchor. Poi fa anche aggiustamenti qui sulla destra e lo assegna ai propri studenti. Ok.
Bene, che cosa succede? Andiamo a vedere adesso che cosa succede lato Mario Rossi. Ecco, questo è diciamo il browser Chrome di Mario Rossi. Mario che cosa fa? Accede alle app di Google, alla sua Classroom, trova la classe dell'insegnante che gli ha condiviso il nuovo lavoro che dovrà svolgere Mario. Ecco, va nell'area lavori del corso, trova estate podcast. Adesso velocemente, non abbiamo inserito in un argomento e quant'altro, però insomma ecco che cosa fa Mario Rossi. Clicca sul link che gli ha dato il docente ed ecco che l'applicativo gli chiede di utilizzare il microfono. Lui clicca su consenti. Ok, dopodiché c'è la scelta del microfono, quindi dell'input, sceglie il microfono giusto e sa che a questo punto dovrà registrare la propria voce. Quindi ha magari già preparato un copione, una sceneggiatura, quindi chiaramente molto probabilmente lo leggerà e quindi clicca su inizia ora a registrare. Ecco, la mia estate è stata splendida, ho visitato dei luoghi incantevoli e ve li racconto molto brevemente. Interrompi registrazione, dopodiché l'indicazione era quella di inserire il proprio nome e cognome, Mario Rossi, con un'indicazione luoghi visitati. Ok, nel caso in cui cliccando sull'anteprima non dovesse piacergli, Mario Rossi registrerà di nuovo il messaggio. Invece laddove questa cosa dovesse piacergli, il suo messaggio audio, invia questo messaggio. Ora a me adesso l'invio lo fa direttamente perché Mario Rossi è già registrato all'applicativo Anchor. Nel caso in cui fosse un primo invio di messaggio, l'applicativo chiederà la registrazione. Ok? Quindi qui ci informa che è andato tutto a buon fine, il tuo messaggio è stato inviato, io dico ok, capito, grazie. Vediamo che cosa succede lato docente. Quindi io torno nel mio profilo di Anchor, nella raccolta, ecco perché, o meglio, nei messaggi, vediamo un po', aggiorniamo la pagina, io ora dovrei trovarmi il messaggio di Mario Rossi, vediamo se è così, quindi se non doveste vederlo, cliccate, quindi fate un refresh della pagina ed ecco infatti nei messaggi io mi trovo la traccia audio di Mario Rossi, clicco sul play e vado ad ascoltarmi il messaggio, le altre possibilità sarebbero quelle di scaricare il file audio oppure nasconderlo definitivamente, ma io voglio inserirlo all'interno del mio episodio, quindi clicco su più ed eccolo qui in basso, che potrei anche inserirlo come primo, ma insomma qual è la differenza con il file che abbiamo registrato piuttosto che raccolto come messaggio? La differenza sta nel fatto che io qui non posso mettere una base audio di sottofondo, perché questo non è una traccia audio, ma questo è un messaggio. Per cui, a differenza di quelli che io trovo nella raccolta che ho registrato oppure caricato anche, vedete qui ho la possibilità di aggiungere la base audio, cosa che invece non posso fare. Sulla destra che do fastidio nei messaggi che mi hanno inviato gli studenti, però questo è anche il modo più veloce di raccogliere il loro audio. Vediamo che cosa succede sulla destra prima di pubblicare il nostro episodio, meglio di salvarlo, perché insomma in realtà lo abbiamo già confezionato precedentemente. Allora qui io posso rimuovere dall'episodio gli effetti di transizione. Per quanto riguarda le tracce che invece ho registrato oppure caricato, io posso modificare l'audio, c'è proprio un pannello, come vedete, eccolo qui, di editing, di piccolo editing, quindi posso spezzettare un po', magari eliminare l'inizio, eliminare la fine, quindi vedete qui ho proprio il dividi, ok, quindi fatte le opportune modifiche poi vado a salvare, quindi un piccolo editing si può fare. Cos'altro posso fare? Scaricare come file audio, rimuovere la musica di sottofondo che avevo aggiunto precedentemente e poi rimuovere proprio tutta la traccia audio dall'episodio. Nei messaggi che mi sono stati inviati invece dai miei docenti, io posso soltanto rimuovere il messaggio dall'episodio. Andiamo a vedere adesso che cosa succede nel momento in cui andiamo a pubblicare. Dunque io clicco su salva l'episodio, ecco.
piccolo, i luoghi della nostra estate. L'episodio è pronto, potrei eventualmente anche modificare l'audio. Vado sulla matita di modifica, non devo modificare gli audio perché l'ho già fatto, ma devo andare a modificare la visibilità del mio episodio. In questo caso potrei, vedete, nuovamente aggiornarlo come bozza, non è il mio caso, ma andrò su successivo. Ok, mi chiede se sono pronto per pubblicare, mi dice che il mio podcast sarà disponibile su Anchor ma anche su Spotify, quindi puoi distribuire il tuo podcast su più piattaforme nel passaggio successivo. Ok, andiamo a vedere questo passaggio successivo. Sei quasi online, ok? Clicchiamo su continua. Perfetto, mi dà l'indirizzo sia di Spotify sia di Anchor, la distribuzione RSS, vedete tutti i canali con i quali è possibile fare il collegamento. A questo punto siamo pronti, quindi torniamo sulla pagina del nostro podcast, aggiorniamo la pagina e vedremo che adesso, insomma, la situazione sarà sicuramente diversa. Eccolo qui, il nostro podcast, in basso i nostri episodi, o meglio l'unico episodio che abbiamo pubblicato, quindi cliccando qui ecco che abbiamo la possibilità di ascoltarlo. E qui abbiamo anche il pulsante di condivisione nel caso in cui noi volessimo condividerlo con amici, parenti, insomma qui condividiamo semplicemente l'episodio, vedete? L'episodio, e possiamo anche condividere tramite codice di incorporamento. Quindi abbiamo esplorato una nuova idea per il nostro Back to School. Costruiamo con i nostri studenti un podcast, una trasmissione sul modello radiofonico attraverso la quale su internet e poi distribuita attraverso anche Spotify noi possiamo raccontare chi siamo. Nel nostro caso raccontare la nostra estate attraverso quelli che sono i luoghi, quelli che sono le persone, le emozioni che abbiamo provato durante questi due mesi lontani dall'universo scolastico. Anchor è uno strumento di estrema semplicità di utilizzo, ma che ci consente di realizzare una vera e propria radio, che quindi libera i nostri studenti dall'imbarazzo della telecamera, ma dà comunque voce alle loro idee, ai loro pensieri, alle loro considerazioni. Possibili utilizzi poi del nostro Anchor e vantaggi e poi nella nostra didattica, insomma, sono veramente tanti, il ventaglio è estremamente variegato. Sicuramente Anchor ci consente di sviluppare, di raggiungere obiettivi relazionali ed emozionali e con i nostri studenti, quindi adattissimo anche ad un approccio SEL nelle nostre classi, Social Emotional Learning. Chiedere per esempio ai nostri studenti come ti saresti sentito se avessi fatto questa cosa, fosse accaduto questo evento, come ti senti in queste situazioni, quindi racconta in modalità anche storytelling, digital storytelling nel nostro caso, quello che hai provato in determinate situazioni. Sviluppiamo soft skill nei nostri studenti, capacità di parlare in pubblico, quindi public speaking, collaborazione, comunicazione, quindi collaborazione in fase di progettazione e comunicazione nel momento in cui va registrata la propria voce che racconta qualcosa. Li responsabilizziamo perché chiaramente se decidiamo di pubblicare mensilmente un episodio, ecco che loro devono avere la responsabilità di produrlo questo episodio. Noi possiamo fare da cabina di regia, ma chiaramente i veri protagonisti sono sempre e comunque loro. Sviluppiamo competenze digitali, la capacità di acquisire e rielaborare le informazioni. Immaginiamo un podcast tematico in cui abbiamo un episodio dedicato alle varie tematiche disciplinari che affrontiamo nel corso dell'anno scolastico. Quindi li vediamo impegnati nelle produzioni scritte, nelle produzioni orali, nella sviluppare capacità di sintesi nel momento in cui gli chiediamo di registrare un episodio che però abbia una certa lunghezza e quindi attiviamo le capacità di storytelling. Qualche idea ancora da spendere durante l'anno scolastico: possiamo realizzare il TG della scuola, le interviste impossibili con un personaggio storico, un personaggio che viene dal mondo della musica, delle scienze, dell'arte, della tecnologia, raccontare i luoghi, raccontare le persone, raccontare le emozioni e gli eventi. Insomma, è come sempre spazio alla creatività digitale, ma ancora di per sé è uno strumento veramente eccezionale. E allora non mi resta che chiedervi di iscrivervi al canale per essere aggiornati poi su nuove pubblicazioni, ma soprattutto buona giornata e buon anno scolastico.
Ciao, alla prossima!